Musica dal vivo, divertimento, birra, un palco più grande ed eventi collaterali e poi ancora gruppi di livello internazionale e band locali poche ma buone. Torna alzando l'asticella delle aspettative Morbo Rock, i Marlene Kunz, sabato 27 alle 23, da soli valgono il prezzo del biglietto, ma è un modo di dire, perché a Morbo Rock l'ingresso, come sempre, sarà gratuito. La storica band cunese sarà per la prima volta in Valtellina. Il Free Festival è organizzato da Locazione APS e patrocinato dal Comune di Morbegno. Il 26 e 27 maggio, colonia fluviale, con ingresso gratuito, edizione numero 12, la più ambiziosa di sempre. Marlene Kunz, che portano oltre al loro repertorio tradizionale anche il loro nuovo album Karma Klima, che diciamo fa parte di questo progetto più ampio che unisce l'arte e la sostenibilità ambientale. Ad accompagnare le sessioni live non poteva mancare, come sempre, un ricco menù a base di piatti della cucina valtellinese ma anche nazionale, e poi l'ormai tradizionale Morbo Rock birra, studiata e prodotta in collaborazione con il birrificio artigianale e sociale Pintalpina, una macchina organizzativa complessa che conta su decine di volontari e che mira a coinvolgere tutta la città. Questi giorni si sta proprio animando Morbegno con questa onda rock. Abbiamo affisso i cartelli per far sentire ancora di più la nostra presenza. E per quanto riguarda invece il volontariato è un aspetto fondamentale della nostra associazione. Il nostro evento si basa sulla gratuità, è un evento free per scelta e non ci sarà mai un biglietto da pagare, perché noi crediamo fortemente che questo evento sia partito per la comunità, per gli amanti della musica e quindi diciamo una delle nostre poche clausole è proprio quella di non far pagare l'evento. Di conseguenza, chiaramente abbiamo bisogno di risorse sia economiche ma anche risorse umane per far sì che l'evento funzioni. Un clima particolare, quello che si è respirato anche nell'incontro di ieri sera all'Old Fox Pub di Morbegno, uno dei luoghi simboli di Morbo Rock, con tanto di birra dedicata all'evento. Alla fine la musica è una cosa che è di tutti, che mette d'accordo tutti, e quindi a noi piace che sia così e non potrebbe essere altrimenti, non ci sarebbe Morbo Rock senza volontariato. Due giorni dove la musica e il divertimento si incroceranno anche con i temi ambientali e la voglia di contribuire a costruire un mondo diverso. Morbegno, da questo punto di vista, spesso in passato è stato un laboratorio di idee. Abbiamo chiamato questo mese il maggio morbegnese, tanti sono gli appuntamenti e questo devo dire che è uno degli appuntamenti clou dal punto di vista musicale e culturale. È un evento di grandissimo richiamo anche a livello regionale ed è molto atteso non solo dai giovani, perché io penso che il Morbo Rock sia veramente un evento trasversale che accomuna tante generazioni che si trovano ad ascoltare buona musica tutti insieme in un ambiente veramente inclusivo. A Morbegno gli inconfondibili cartelli neri e gialli ci ricordano già l'evento. Locazione da un anno è al lavoro. Il presidente Marco Passerini ci dice perché non possiamo mancare. Morbo Rock vuol dire il festival più importante della valle. Le date sono il 26 e il 27 maggio per la musica, per il cibo, per il divertimento. E se ve lo dice il presidente, allora non potete proprio mancare.